parliamo di diritti, diritti che non sono acquisiti, che sono conquistati, quindi non possiamo fare a meno di che ci ha lasciato l'altro giorno. Il commento musicale scelto da Rossella serviva anche a introdurre quelli che sono effettivamente le esigenze sociali. Si parla di diritti anche perché nessuno, meglio del terzo settore, meglio del volontariato, riesce a far rispettare con il proprio impegno, con la propria forza di volontà, riesce a far rispettare questi diritti. Questo incontro è stato fortemente voluto, oltre che dai due autori, anche da due associazioni che nel volontariato, del volontariato, fanno la propria quotidianità, fanno il proprio impegno. Si tratta della Magia di Donza e Il Mondo e la Rete. Sono, diciamo, sembrano sillogismi, però in effetti non sono altro che gruppi di persone che prestano il loro impegno e che vorrebbero che questo impegno abbia una giusta sinergia anche con le istituzioni. Magia di Donza è gestita dalla presidentessa, dalla presidente, si dice, Dora Farina, però io inviterei la vicepresidente a un saluto, per non dire io stavo qui, ho messo solo la musica. Quindi Rossella Di Girolamo. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. In maniera celere passo a descrivere quali sono le caratteristiche della nostra associazione La Magia di Donza. Questa associazione è di promozione sociale, culturale, senza scopo di lucro. Da ormai quasi 10 anni che opera sul nostro territorio, è un'associazione dinamica, giovanile, che svolge attività nei settori di arte musicale, arte teatrale, arte ricreativa con tematiche musico-culturale, e solo da due anni abbiamo allargato il suo raggio di azione nelle attività di consulenza psicologica, ossia il counseling, offrendo uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale esplorare delle difficoltà relative a relazioni, processi evolutivi e rinforzare le capacità di scelta o di cambiamento. L'ambito progettuale che la nostra associazione ha da tempo intrapreso viene svolto promuovendo la creatività in ogni sua sfaccettatura, creando uno spazio di incontro e di confronto tra le diverse tipologie artistiche. In questo modo solo si avrà la possibilità di avvicinarsi a quelle che sono le esigenze delle singole realtà territoriali e di stimolare una maggiore partecipazione dell'individuo stesso. Il nostro imperativo categorico è quello di stare insieme, di fare insieme. Solo così si può arrivare ad un obiettivo comune. La nostra associazione dal primo momento ha sposato subito l'idea progettuale dell'associazione Il Mondo e la Rete e abbiamo concretizzato il tutto. Quindi va bene, penso che vada bene. Bisogna stare insieme, sì, non è vero? È un connubio importante questo, quello dello stare e del fare insieme. Dora Farina, presidente dell'associazione Magia di Donza. Buongiorno a tutti che hanno reso possibile questa giornata. Io sarò, insomma, sarò molto molto, cioè, questo... Per me è stato veramente un grande piacere e un bellissimo viaggio la presentazione di questo libro, non solo perché questo viaggio è fatto con degli amici con i quali ormai si è intrapreso un viaggio lungo già da qualche tempo e che sono Ugo De Santis ed Emilio Esposito, ma come ogni bellissimo viaggio si incontrano nuove persone, si conoscono nuove situazioni, nuovi mondi che possono soltanto arricchirci.
perché il volontariato è soprattutto questo, una grande ricchezza. Con poco, insieme, si riesce a fare tanto. Di fondo il volontariato che cos'è? Dare una speranza che spesso pensa di non averla più. Ed è bellissimo perché veramente nella semplicità, nelle cose più naturali, si riesce ad essere vicini, si riesce a regalare un sorriso. Io sono contenta perché questo viaggio mi ha permesso di conoscere altre persone straordinarie, che sono la magia di Donza, nelle vesti di Dora e di Rossella, con le quali sicuramente è nato un sodalizio, un matrimonio, che penso ci accompagnerà ancora per moltissimo, moltissimo tempo. Grazie a tutti. Grazie. È una persona che sta veramente cercando di trasformare il movimento politico in un'attività puramente sociale, quella politica che praticamente... Però vengo pure da un periodo di influenza terribile. Io con molto piacere ho raccolto l'invito oggi a organizzare la presentazione di questo bel libro che ho letto. Purtroppo ho letto Stagioni di Passioni 2 senza aver letto Stagioni di Passioni 1. Perciò adesso... Naturalmente vorrei ringraziare tutti quanti gli intervenuti e gli autori che sono venuti stamattina qua per questa bella iniziativa, per presentare questo lavoro. Un lavoro molto interessante perché è un lavoro che parte dall'esperienza di vita vissuta e da una serie di ragionamenti di carattere sociale fatte sul campo, fatte da chi veramente ha vissuto determinate problematiche, e accendendo i riflettori su tutto quel volontariato personale, non associativo. Nel libro io mi è piaciuta molto quella parte della signora della S di Dormizio, sì. Nel senso che sottolinea questo aspetto di quel volontariato non organizzato, che senza fondi, senza niente. Era comunque... moglie del comandante della sezione dei carabinieri di Dormizio. Sì, l'ho detto, la ricordo. Sì. Praticamente opera nel sociale creando un vero ponte d'umanità, insomma, in un ambiente difficile come quello dell'alta sicurezza del regime detentivo speciale, i cosiddetti reati ostativi. E naturalmente al fianco di questo l'operato dei tanti cappellani, insomma, in quel ruolo che la Chiesa Cattolica svolge indipendentemente dalla funzione religiosa nei carceri come in tanti altri aspetti della società, perché io dico sempre che si può essere cristiani o meno, cattolici o meno, ma non si può non riconoscere l'impegno delle missioni, dei cappellani, per i cappellani dei carceri, che spesso sono l'unico momento di interlocuzione del mondo esterno per i detenuti. E partendo da questo discorso, non può non venire una nota un po' polemica per chi fa politica e pensare come la burocrazia e la macchina dello Stato spesso faccia da agente frenante. Naturalmente non rubo più tempo, voglio passare la parola a... Mi ha detto Sabino probabilmente anche, diciamo, mettendola sul piano politico, dice giusto che ci siano soprattutto degli interventi e la comprensione affinché questi esempi vengano praticamente fatti propri, perché fare volontariato nel dopo lavoro e via discorrendo diventa pressoché accessibile a tutti. Quando invece uno dei coautori è Ugo De Santis. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i presenti. Io col professor Esposito ho fare questo volume per ringraziare proprio il mondo del volontariato. E la mia opera, come quella del professor Esposito, è rivolta principalmente all'inclusione sociale, al reinserimento sociale non solo dei detenuti, ma anche di tanti stranieri che sono oggi in Italia. Ovviamente il mondo del volontariato fa tanto per l'integrazione, sia per gli stranieri e sia per i detenuti. Però dobbiamo tenere presente che i detenuti sono persone che hanno commesso dei reati,
comunque la pena deve essere certa, come deve essere certo il reinserimento. E vorrei rivolgere anche un appunto su una cosa che non si parla mai, delle vittime dei reati, delle vittime di mafia, alle quali il mondo del volontariato pure dovrebbe rivolgersi, in quanto sono di persone che veramente hanno subito, ma ciò non deve togliere quel senso di umanità cristiano, cattolico, della persona che tende ad aiutare a reinserire chi ha fatto un percorso, una strada diversa, che ha sbagliato e tende e vuole recuperarsi. Perché il primo recupero deve passare dalla persona stessa, lo deve volere, come il tossicodipendente. Il tossicodipendente, se ammette di essere tossicodipendente, allora ci può essere un recupero. Ma finché non ammette di essere tossicodipendente, di volere il recupero non ci sarà mai. Comunque ringrazio tutti i presenti e siamo la parola al professor Esposito, che può spiegare meglio di me alcune dinamiche. Una cosa che effettivamente non se ne parla mai, lui ha ragione Ugo, perché se ci badate effettivamente associazione vittime della mafia, associazione vittime del terrorismo, però non è mai stato fatto nulla affinché fosse consentito che la propria vittima abbia potuto perdonare e convivere con il proprio carnefice. Questo è molto bello, grazie Ugo, grazie è un concetto molto profondo, così come molto profondo è l'impegno del professore Emilio Esposito, che è un docente formatore proprio per i volontari e per i servizi sociali. Ringrazio anche il presidente dell'associazione Il Mondo e la Rete, avvocato Vitri Rosaria. Insieme a Ugo, ecco, come mi voglio ricollegare al discorso che ha detto Ugo, per quanto riguarda il percorso, questo libro, il secondo libro, vuole essere in effetti un percorso di un lavoro che noi in cinque anni di duro lavoro abbiamo svolto nell'organizzazione, diciamo, un po' di tutti questi servizi. Infatti, insieme a Ugo, ricordo 5 anni fa, ci siamo incontrati e Ugo, a fine detenzione, mi parlò un po', diciamo, noi ci conoscevamo da ragazzini, almeno io ero più ragazzino, e mi chiese un po', dice, ma come stanno messi i servizi sociali, le problematiche, eccetera. Facemmo, mi ricordo, un elenco all'interno del bar. Da quel fogliettino che ancora Ugo conserva è nato poi tutta una serie di collaborazioni, una decina di foglie, bello. E quindi questo percorso, che poi insieme abbiamo anche strutturato una serie di attività con la Croce Rossa, di cui noi siamo colleghi, e Ugo, io come responsabile delle attività sociali locale di Mercato San Severino, insieme a Ugo, che comunque come collaborazione rispetto alle attività sociali, abbiamo attivato lo sportello sociale. Ci siamo resi conto che è fattibile. Oggi purtroppo viene utilizzato spesso questa parola magica, crisi, ma fondamentalmente spesso se noi ottimizziamo la rete con tutte le associazioni e riusciamo a comunicare bene con gli enti, è possibile realizzare delle attività che abbiano poi anche una continuità, perché un intervento deve essere, per essere efficace, deve essere continuo. Attraverso questo sportello sociale abbiamo anche tirato fuori dal carcere parecchi ragazzi reati comuni, ma stranieri, che erano orientati comunque a diventare dei delinquenti. Oggi, fortunatamente, attraverso questo percorso, eccetera, eccetera, gli abbiamo dato tutta una serie di opportunità, perché è fattibile e possibile. Ugo diceva la consapevolezza. Certo, una persona che ha commesso un errore deve fare comunque un percorso riabilitativo. Il carcere, ahimè, spesso io ci ho insegnato anche in AS, in alta sicurezza, quando sono anche docente di religione, e i ragazzi la mattina mi aspettavano,
e vedevo nei loro occhi la voglia di riscatto, ma anche la grande umanità. Che cosa può sembrare strano, ma come una persona che è in detenzione e che è per le altre associative in detenzione, non, diciamo, sicuramente sarà una persona dura, eccetera, eccetera. Invece no, non è così. Però dobbiamo dare l'opportunità a queste persone di fare anche dei percorsi seri, riabilitativi. Il carcere, ahimè, non riesce perché per mancanza di personale. Immaginate un solo psicologo per 600-700 persone, 4-5 educatori, con il lavoro in mano, come diceva anche il dottore Parano, per quanto riguarda gli assistenti volontari e gli insegnanti, non si riesce ad avere, diciamo, un supporto reale. E poi c'è un altro problema: il fine pena, poi si arriva nel proprio comune di residenza, e se io, immaginate che ho fatto 10-15 anni di detenzione, arrivo nel mio comune, se non ho una famiglia solida alle spalle, devo andare ai servizi sociali, busso alla porta dei servizi sociali, l'assistente sociale mi dirà: ma lei chi è? Io non la conosco. Allora che cosa manca? Manca la comunicazione nella rete tra servizi sociali e enti. E poi c'è un altro problema: i ragazzi a fine pena, l'inserimento, molto spesso chi ha commesso un reato c'è una difficoltà di inserirsi all'interno delle aziende, perché l'azienda lo mette sempre di più. Invece attraverso questo progetto che noi abbiamo strutturato e che abbiamo avuto anche un riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, tra non molto deve anche arrivare anche quella della Boldrini, perché noi abbiamo anche sensibilizzato tutto l'arco costituzionale e anche il garante dei detenuti della Regione Campania. Perché noi abbiamo partecipato insieme a Luca a parecchi convegni, anche presso l'ufficio del garante della Regione, del Dipartimento del DAP, proprio per conoscere nel profondo i problemi, perché noi siamo di prima linea, non ci siamo mai risparmiati per questo, no? Un sacrificio, cioè la stessa pubblicazione, tutti questi luoghi che voi vedete sono patrocini morali, non c'è niente di economico, abbiamo investito insieme, quindi è fattibile realizzare cose, però è importante crederci. Quindi il reinserimento, questo progetto vuole essere un progetto di reinserimento e inclusione sociale, ma di riabilitazione, attraverso un ente di formazione professionale, un'associazione del soccorso, con dei percorsi strutturati in un certo modo, in modo tale che alla fine la persona che ha fatto questo percorso ha prima di tutto una qualifica professionale, perché dobbiamo anche dirci un'altra verità. Negli istituti di pena molto spesso c'è anche un basso livello culturale, quinta elementare, qualcuno la terza media, qualche laureato, però voglio dire per altri problemi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna anche formare queste persone, dargli una professione, perché nel momento in cui noi formiamo gli diamo anche l'opportunità di potersi inserire. Il progetto è vincente in quanto stiamo lavorando anche con dei consorzi di cooperative sociali, perché una volta formato la persona all'interno dell'associazione di volontariato fa esperienza in primis di prossimità al prossimo, fa dei percorsi psicoeducativi e formativi all'interno dell'associazione e inseriamo anche il discorso della formazione professionale per la qualificazione, questo all'esterno, e poi l'inclusione all'interno di cooperative sociali che danno la disponibilità a poter prendere 2-3 persone da inserire poi nei vari consorzi. Ecco, questo è quello che è fattibile ed è possibile realizzare in modo molto concreto e semplice. Non so se sono stato chiaro, credo di essere. Non è potuto venire perché del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Comunità, quindi noi abbiamo inserito più figure all'interno proprio per dare una valenza anche scientifica di quello che stiamo facendo e quello che si fa. Grazie. Arriviamo anche da cittadini avellinesi.
Diceva dei saluti del professor Paolo Diana, che doveva essere qui con noi, purtroppo per motivi di salute, ha un occhio chiuso dalla congiuntivite. E voglio ricordare però che il professor Diana è uno che ha accettato di essere in prima persona, essere a piano a questa iniziativa e ha dato la disponibilità dell'Università di Salerno. Quindi ci abbiamo a concludere questo incontro, questo dibattito, però prima c'è anche l'intervento dell'avvocato Rosanna Pietri, che lo ha invitati, e chi ha proceduto alla riabilitazione stando tra la gente. Quindi concludiamo i lavori con l'avvocato Rosaria Pietri. Io velocemente voglio ringraziare praticamente tutti quelli che sono presenti, gli organizzatori, appunto la Mangia di Nozza che ci ha ospitato, Sabino Morano che è stato così gentile e disponibile e sempre molto vicino a quelle che sono le tematiche sociali. Ringrazio e faccio un applauso a Remo da Cirno. Che ha brillantemente presentato, e poi gli autori, Ugo, io ho fatto un'intervista poco fa e mi hanno chiesto: voi siete amica di Ugo De Santis? Ho detto: per me è un privilegio essere amica di Ugo De Santis, perché Ugo De Santis è una persona straordinaria, ha un cuore enorme. A volte io mi chiedo se ogni tanto pensa a se stesso, perché sono convinta che lui vive pensando solo ed esclusivamente agli altri, ma lo può fare perché il suo cuore è grandissimo, immenso. Infatti, perché io lavoro lavoro per gli altri, io sono disoccupato da 3 anni e lo sento per gli altri. Ecco, anche questo è bello. Va bene, io dirò pochissime parole. Io sono un avvocato e un penalista, quindi non voglio fare discorsi tecnico-giuridici perché quelli annoiano prima me, e soprattutto poi servono nelle aule di udienza dove è necessario, ma qui mi piace che quello che è il mio lavoro, l'aspetto del mio lavoro passi sotto più un profilo pratico, reale, piuttosto che sotto un profilo tecnico-professionale. Io sono vicinissima a quello che è il contenuto del libro, che lo sintetizzo: la volontà e il volontariato, speranza alternativa a chi vive delle realtà che spesso non decide di vivere. A volte, sapete cosa? Non ci abbiamo capito, io ho modo di farlo fare questo, però fondamentalmente io poi dopo che faccio? A chi mi serve? Penso che ci sia una grande carenza. Purtroppo, devo dire, non si intende, questa è una carenza pratica delle istituzioni, perché poi devo dire che il nostro ordinamento, le nostre leggi, le nostre istituzioni, sotto un profilo molto più dinamica, hanno la possibilità di seguire dei corsi che però non sono quelli di pittura piuttosto che di scultura, che diventano un momento dove il detenuto si impegna, dove passa poche ore, forse anche diverse, dove vede il professore che viene dall'esterno e che per lui è una manna dal cielo, perché acquisisce qualcosa dal mondo esterno, quel mondo che gli viene precluso chiaramente perché è giusto che lui paghi il suo debito con lo Stato. Ma fondamentalmente un ragazzo, faccio un esempio di un ragazzo che ha passato la sua vita a rubare, perché in realtà nessuno gli ha spiegato che se impara a fare il pizzaiolo può trovare il lavoro come pizzaiolo e quindi non deve più rubare, ma può vivere decorosamente e dignitosamente con un lavoro, che cosa se ne fa? Che non è soltanto quella della rapina, del furto o dello spaccio di droga come strumento attraverso il quale lui ha risorse economiche per poter mantenere sé e spesso anche il suo nucleo familiare. Quindi voglio dire, è una realtà importante, le istituzioni dovrebbero essere dentro la struttura carceraria, perché quando il detenuto esce deve essere accompagnato dai servizi sociali a quella che è una vita di reinserimento, partendo dal lavoro, ma partendo anche dal reinserimento nella società, perché purtroppo c'è la ritrosia delle persone cosiddette normali verso i cosiddetti detenuti. Diciamo che quello è delinquente, quindi ci si è
si resta alla larga, noi li ghettizziamo, forse a volte la reiterazione dei reati sono anche un po' colpa della società, colpa nostra, perché li ghettizziamo, cioè vabbè, quello è un delinquente, io non ci voglio avere niente a che fare, senza capire che forse è vero, avrà fatto pure il delinquente, ma non è detto che sia una pessima persona. Io ho letto recentemente, e mi avvio alla chiusura, perché questo può rappresentare un po' la sintesi di quello che è il messaggio che voglio far passare. Ho letto tempo fa un articolo di giornale, se ne è occupato la cronaca, di una signora che vive a Scampia, che oggi ha circa 80 anni, insomma. Questa signora, vedova, perché il marito è stato ucciso in un agguato di mafia, aveva praticamente 8 figli da sfamare. E giustamente, venendo da Scampia, dice vabbè, sicuramente non è una persona, il marito è stato ucciso, eccetera, eccetera. E quindi lei lo diceva, cioè io per andare a mangiare a sti figli miei sono stata costretta a spacciare. Però tu adesso stato mi hai arrestato un'altra volta. Cioè è vero, quando esco mi metto a spacciare un'altra volta, ma non mi vogliono nemmeno fare le pulizie. Dici i figli miei, che cosa gli do da mangiare? E lei ha fatto una denuncia allo Stato, perché chiaramente alla veneranda età di 77 anni si trova ancora ristretta e detenuta, perché è stata recentemente di nuovo arrestata per spaccio, perché lei usciva e si metteva a spacciare. Giustamente dice la signora, dice, ma a me nessuno mai mi ha dato un'alternativa, nessuno mai mi ha detto io posso fare un altro lavoro, né mi è stato offerto per quanto l'ho chiesto. Quindi ecco il volontariato, il senso del libro di Ugo De Santis. Il volontariato è un grande aiuto, fosse anche una mano tesa, un sorriso regalato, però diamo una speranza a chi pensa di non averne, a chi pensa che quello è il suo destino bollato. Invece dobbiamo imparare, comunicare a queste persone che c'è sempre un'alternativa. E a volte basta poco, basta anche unirsi insieme, poche persone, ma nemmeno con tante risorse economiche, basta la nostra volontà, e spero che appunto questa volontà cresca sempre di più, però deve essere sempre disinteressata, perché altrimenti si vizia e poi succede quello che ha detto Remo. Grazie a tutti. Grazie all'avvocato. Chiudiamo così come abbiamo iniziato, con un approfondimento musicale. Rossella ci delizia. Ci delizia. Volevo un attimo. Avvocato Vietri, Ugo De Santis, Sabino Morano, il professor Emilio Esposito, siete nei nostri cuori. E Rimbo da Cirno, grazie. Grazie a voi. Perché le idee sono logiche, ma chi credeva di vedere il resto?
sono come il sorriso di Dio in questo sputo universo. Chiamami ancora, chiamami sempre amore, in questa mano senza notte dovrò pur finire, perché la nebbia è un mondo di musica e parole. Chiamami ancora, chiamami sempre amore, continuo a scrivere la vita tra il silenzio e il cuore, difendi questa umanità che è così bella in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. La mia compagna, io sostegno.